Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, o comunque bentornati. Oggi mi trovo a Matelica, che fa parte della provincia di Macerata, e tra poco iniziamo a scoprirla. Quindi andiamo subito, che ce n'è tanto da fare. Ho trovato questo parcheggio a due passi dalla Proloco, che è la mia prossima meta, ed è gratuito. Quella torre che si vede è la torre civica, e di fianco ad essa c'è la chiesa di Santa Maria. Questo qui è l'ufficio della Proloco di Matelica e tra poco mi porteranno a vedere il teatro e i resti romani che ci sono al di sotto. Una volta era questo l'ingresso principale, cioè in realtà forse lo è ancora, così era. Allora, il teatro è stato inaugurato nel 1812, è stato voluto da un gruppo di cittadini che a fine Settecento si era accorto che a Matelica non c'era ancora un teatro, quindi desiderosi di avere un teatro a Matelica hanno addirittura deciso di finanziarlo, tant'è che all'inizio il teatro era un teatro condominale, cioè tutti coloro che avevano deciso di finanziarlo si erano, diciamo, tra virgolette, acquistati un palchetto, ogni famiglia, ogni personaggio, e con quei soldi riuscirono a costruire questo teatro, che fu ultimato nel 1812. L'architetto è Giuseppe Piermarini, che è lo stesso architetto della Scala di Milano. Infatti è intitolato a lui, si dice che sia un po' la Scala in piccolo, perché più o meno ricorda la Scala di Milano. Solo che è successo che mentre veniva costruito, più o meno a metà dell'opera, Giuseppe Piermarini è morto. Chi l'ha portato avanti ha fatto qualche piccola modifica, e soprattutto non tanto all'inizio, negli anni per terminare la costruzione, ma poi anche con i restauri che si sono succeduti nel tempo, qualche modifica c'è stata e quindi ha perso un po' il disegno iniziale. La parte è scoperta nel 95, quando hanno ristrutturato tutta questa zona, compreso il palcoscenico, e andando sotto il palcoscenico hanno trovato resti di terme romane risalenti al primo secondo secolo. Vedi che ci sono dei mosaici, resti di mosaici, c'è un pozzo laggiù, ce n'è un altro là dietro in fondo. Qui ci sono per esempio le mattonelle, queste qua che vedi, questi mattoni praticamente formavano un secondo pavimento. Questo era quello sotto, c'era sopra un secondo pavimento, sotto ci facevano passare l'aria calda e che scaldava, insomma faceva una sorta di lepidarium, come si chiamava. Questi sono i resti di una domus romana, anche qua ovviamente si espandeva molto di più. Noi stiamo esattamente sotto quel cortile che ti dicevo prima, e quello là sono le fondamenta dei Palazzo Ottoni. Siccome mi conoscete che sono un pochettino fuori di testa, mi hanno proposto di prendere una patente di matti, e di conseguenza che faccio? Non la prendo. Adesso devo fare 7 giri di questa fontana, praticamente camminando, mi è stato almeno questo concesso, una volta invece si faceva di corsa, e di conseguenza dopo questi 7 giri avrò la patente da matto. Andiamo! Ok, fa un po' caldino, ma mi sono meritato la mia patente da matto. Dopo te la devi portare. Ok. Guardate, se vuoi la foto. Presa. Dopo la compilo. E finalmente sono matto, patentato.
questo qui alle mie spalle è il Palazzo Municipale, però comunque il sisma del 2016 ha fatto abbastanza danni e per questo motivo diversi palazzi, diversi posti qui a Matelica sono inagibili e non si possono visitare. Io mi trovo in Piazza Mattei e Mattei era lo storico fondatore dell'ENI, sì, proprio l'azienda di gas e luce che praticamente è famosissima in Italia. Questo è il fulcro principale della città di Matelica, infatti si trova il Palazzo Comunale alle mie spalle, una chiesa che è inagibile di là, la torre con la sua loggia sottostante. Poi c'è un museo civico archeologico a due passi da qua, ma comunque anche quello non si può visitare sempre per lo stesso motivo. Adesso vado in direzione della chiesa di San Francesco, che è chiusa e inagibile anche quella, però ve la faccio vedere e poi vi faccio vedere l'unica chiesa che si può vedere da queste parti. A tra poco. Mi trovo davanti alla chiesa di San Francesco, però comunque anche lei, come tra poco vedrete, è praticamente impacchettata su tutta. Questa chiesa alle mie spalle è in pietra bianca, si trova al centro di Piazza Mattei e risale al 1587. Le quattro sculture che vedete uscire praticamente dalla fontana sarebbero quattro divinità marine, non si sa quali, però comunque pensate da quanti anni che si trova in questa piazza. E la pietra bianca comunque è bellissima. Di fianco al Palazzo Comunale troviamo anche il Palazzo Ottoni, ma anche questo, ahimè, a causa del sisma è inagibile. Quella là invece è la Torre Civica, tra poco ci andiamo. Sono arrivato davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta, che è questa qui alle mie spalle. Adesso entriamo all'interno della chiesa, che comunque è una delle poche visibili qui a Matelica. Comunque dovete sapere che Matelica è anche famosa ed è riconosciuta come la città del miele. Infatti in un momento storico come questo, in cui c'è il rischio di estinzione da parte delle api, qua invece a Matelica le trattano molto bene le api e hanno diverse tipologie di miele qui a Matelica, che però oggi non riesco a farvi vedere in questo video, magari ci sarà un video dedicato apposta per quanto riguarda la scoperta e la storia del miele, perché noi siamo sempre abituati a prendere il miele e a usarlo come o calmante della tosse quando ci abbiamo il primo raspino in gola, e quanti soprattutto da piccoli sono stati inseguiti
dalla nonna col cucchiaio che appena facevi un colpettino di tosse ti inseguiva per tutta casa. Dai, non ditemi che sono l'unico. Ma non solo, sapevate che il miele fa bene ai muscoli? Ossia che ne aumenta la resistenza? Io questa cosa qui non la sapevo. Matelica è anche conosciuta come città del vino. Infatti il verdicchio di Matelica è DOC. La particolare cura con cui hanno sviluppato e prodotto questo tipo di vino ha fatto sì che la città di Matelica venisse premiata dalla FE con il premio Spiga Verde, che praticamente non è nient'altro che un riconoscimento per un programma sostenibile con il quale viene fatto il vino. Adesso sto tornando alla macchina. Il video di Matelica finisce qua, lo so, vi ho dato una infarinatura generale di quello che si può vedere a Matelica, ma purtroppo a causa del sisma io che ci posso fare se la maggior parte delle cose comunque sono state chiuse e non più riprese e rimesse a posto. Quindi io cos'altro ho da dirvi, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 19, in un nuovo video, iscrivetevi al canale e lasciate un like.